sono le novità di quest'anno del festival? Quest'anno noi ogni anno portiamo una novità per diciamo interessare il pubblico locale oltre quello nazionale. Quest'anno c'è questo track che è l'unico che è presente in Europa, che si aprirà e si sprigionerà un lunch bar di 140 metri quadri con un rooftop in cui ci sarà il palco, quindi per quest'anno avremo le esibizioni a 4 metri di altezza dei gruppi. Quindi tutto rigorosamente in centro storico? Tutto in centro storico, nella piazza principale della città, a Largo Carducci, quindi siamo davanti al Duomo, quindi faremo questa struttura avveniristica proprio accanto ai palazzi più importanti della città. Un evento questo che richiama migliaia di persone da tutta Italia, fra l'altro, non solo dall'Umbria. Sì, ormai storicamente siamo seguitissimi dagli appassionati delle birre artigianali, ma anche dal turismo, diciamo, quello più familiare, perché comunque è un evento che è vero da una parte agli alcolici, ma dall'altra propone il territorio, il food, con anche grandi presenze internazionali di cucina, dalla paella alla carne argentina di alta qualità, e quindi diciamo che abbiamo tanti amici che tutti gli anni ci vengono a trovare, e ogni anno poi dei nuovi avventori. Dunque, molti eventi collaterali, diciamo il via il 23 agosto fino al 26, finiamo domenica sera, sabato sera ci sarà la Notte Bionda, e quest'anno abbiamo il piacere sul palco di presentare Melancholia, che sono il gruppo che ha vinto il festival in Germania per band emergenti mondiali, quindi il primo concerto che fanno dopo questa grande soddisfazione sarà a Foligno sul palco a 4 metri di altezza. Grazie Cristiana Mariani per essere stata con noi. Adesso parliamo di lotto.